Santa Virginia Centurione Bracelli, singolare figura di fondatrice, nacque a Genova il 2 aprile 1587. Pur avendo manifestato l'intenzione di darsi alla vita religiosa, dovette sposare giovanissima Gaspare Bracelli, un giovane a cui era stata promessa in precedenza dal padre. Il suo fu un matrimonio tormentato a causa della vita dissoluta che il marito conduceva e che in breve periodo lo condusse alla morte, lasciandola sola con due figlie. Si consacrò quindi a Dio col voto di castità, rifiutando un secondo matrimonio offertole dal padre e dedicandosi alla preghiera, alla penitenza e all'assistenza dei poveri. Cominciò con l'opera delle chiese rurali, a cui forniva denaro e suppellettili. Poi fondò 4 scuole per la formazione morale e l'addestramento al lavoro dei fanciulli abbandonati. Quindi pensò ad aiutare i vecchi e i degenti degli ospedali. Il matrimonio delle due figlie, la morte della suocera e più tardi quella del padre le consentirono di dedicarsi a tempo pieno all'apostolato sociale. Visitava i quartieri più malfamati della città, dando vita all'opera del rifugio, ricovero di emergenza per le giovani abbandonate, accogliendole prima nel suo palazzo e successivamente, quando questo era ormai insufficiente allo scopo, trasferendole in un ex monastero da lei preso in affitto e ponendole sotto la protezione di Nostra Signora del Rifugio. Il 13 aprile 1631 nasceva una famiglia di terziarie francescane, che col tempo si sarebbe sviluppata in 2 congregazioni religiose. Le suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario, con sede a Genova, e le figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, con sede a Roma. A queste, Virginia affiancò, creandole dal nulla, le 100 Signore della Misericordia, protettrici dei poveri di Gesù, con il compito di visitare a domicilio le famiglie per rendersi conto delle loro reali necessità. Faceva recapitare loro denaro e cibo, pensava a ricoverare i malati e gli invalidi, trovava un lavoro per le persone sane e faceva sì che i bambini frequentassero le scuole. Nel 1632 fu chiamata a dirigere il Lazzaretto, un ricovero di fortuna dove arrivava di tutto, uomini, donne e bambini. Le incomprensioni, sorte intorno alla sua opera, non la scoraggiarono. Fino all'ultimo fu una fonte inesauribile di aiuto per le categorie meno abbienti, per i sacerdoti, i religiosi, le suore, i vagabondi, le prostitute. Nel 1636 cominciò ad accusare disturbi che si aggravarono col continuo alternarsi di febbri, vertigini ed esaurimento nervoso, costringendola a ridurre i suoi giri di carità dietro consiglio del confessore che le imponeva dei periodi di riposo. Virginia morì di polmonite il 15 dicembre 1651, compianta da tutti.